Non sai come fare una buona pianificazione e quindi ottenere il massimo dalla vita? Non sai proprio come gestire le tue attività quotidiane o settimanali e sei in balia di un'agenda piena di cose da fare? Ti sei mai fermato a programmare le tue sfide della settimana, del mese, dell'anno? Bene, siamo in un periodo che si avvicina alla fine dell'anno, mancano gli ultimi mesi. Quindi proviamo a prendere l'agenda che abbiamo usato all'inizio anno e guardiamo cosa abbiamo scritto che erano i nostri buoni propositi. Ti capita quindi di fare tanto ma ottenere poco? Il successo non è lavorare di più, ma lavorare con una buona programmazione. Te lo ridico, il successo non è lavorare di più, ma lavorare con una buona programmazione. Cosa significa? Significa semplicemente prendere quello che vogliamo ottenere, quello che vogliamo realizzare, metterlo su carta, creare una lista, creare un piano d'azione e svolgerlo. Questi sono i passaggi fondamentali per ottenere una buona pianificazione, o meglio, per ottenere una pianificazione. Il buono è un'altra cosa, poiché una pianificazione efficace ha bisogno di saperci indicare dove mettere le nostre energie per non essere sopraffatti dalle cose che dobbiamo fare, di non sottovalutare le tempistiche che serve per realizzare qualcosa e soprattutto il fatto di non arrivare a fine giornata, a fine settimana, senza aver realizzato nulla e quindi sentirti sopraffatto dal tempo che passa. Quindi possiamo dire che una mancanza di programmazione fa disperdere energie, risorse e tempo. Tre cose che non abbiamo e che comunque non ritorneranno. Quindi la cosa importante è iniziare a pianificare. Iniziare le prime volte a mettere giù, a fare dei piccoli, semplici passi, creando quindi una lista di cose da fare, dandoti la priorità di quelle che sono le cose che dovrai fare in quella giornata, in quella settimana, che ti porteranno un po' più vicino a quello che è il tuo obiettivo. Poi inizia a gestire tutte quelle pratiche che sono ripetitive in piccoli blocchi di tempo dove non sei più energico e quindi che la tua tempistica può richiedere tempo che è fondamentalmente già perso. Come esempio, quando sei a fine giornata, sei stanco e devi semplicemente controllare se è tutto fatto bene, oppure se hai fatto tutto, cosa bisogna fare per domani e avanti così. Queste piccole azioni ripetitive quotidianamente che non hanno bisogno di uno sforzo fisico e mentale, puoi farle al momento in cui sei meno energeticamente preparato. Questo ti permetterà di essere più produttivo nei momenti centrali della tua giornata e fare quelle azioni veloci, pratiche, che porteranno una grande forza di energia e miglioramento nella tua gratificazione. E quindi, dopo che hai iniziato a mettere giù per la prima volta il tuo piano d'azione, rivedilo se ha funzionato, quali sono le cose che non hanno funzionato o se le strategie vanno bene, magari manca la pianificazione del tempo. Quindi quali sono quelle caratteristiche che ti sono mancate in quella prima bozza di pianificazione? Ricorda, pianificare non vuol dire riempire ogni minuto, ma anzi liberarti il tempo, poiché se sai dare il giusto priorità alle cose che contano, allora il tempo pian piano vedrai che si libererà durante le tue giornate e quindi trasformerai la tua attività in un'attività produttiva e alla fine dei conti la tua pianificazione diventerà veramente una pianificazione efficace, portando con sé gratificazione, una buona organizzazione, i complimenti di chi lavora con te perché hai ottenuto i risultati che ti eri prefissato e quindi alla fine dei conti tu ti sentirai soddisfatto e potrai fare molte più cose anche al di fuori di quello che è l'ambito lavorativo. Ricordiamoci, la pianificazione non è solo lavoro, la pianificazione è tutta la vita, dalla vita privata al divertimento, al lavoro, ai rapporti familiari, e viene tutto pianificato. Quindi inserisci sulla pianificazione ogni cosa che ti passa per la testa. Quando inizi a scrivere quella famosa lista iniziale, metti dentro tutto, anche rispondere a un messaggio. E quindi adesso che abbiamo visto un po' come funziona la pianificazione efficace, qual è l'organizzazione che metti in atto nelle tue giornate? Prova a ragionarci e se vuoi condividere nei commenti, vediamo come possiamo migliorare insieme.